C'eravamo visti non poco tempo fa e annunciavate, come lo possiamo chiamare, rebranding, ma soprattutto un nuovo modo, una nuova visione per affrontare il mercato, con la flessibilità a farla da padrona. E tra l'altro i risultati, insomma, non sono tardati ad arrivare perché abbiamo visto un bel movimento intorno a voi. Parliamo ad esempio dell'ultimo cliente acquisito con la Tunisia, ma anche di altri. Avete fatto un lavoro per il Brasile, un altro bel evento a Singapore. E, ecco, ma secondo te perché? Insomma, basta cambiare nome? No, direi di no, non è cambiare nome, forse è cambiare atteggiamento nei confronti del mercato. Diciamo che il flexible era qualcosa che era al nostro interno e che vivevamo già da più di un anno, poi nel mese di novembre ci siamo decisi, l'abbiamo trasformato nel nuovo payoff dell'agenzia. Flexible, che esce dal nome, nasce tra flessibilità, cosa oggi molto necessaria in rapporto al mercato, e l'abilità. Diciamo dopo 25 anni d'agenzia, un'agenzia oggi con più di 20 persone al proprio interno, un'età media di 26 anni, quindi anche un'agenzia molto giovane, però anche all'interno delle figure che arrivano da altre agenzie con grosse esperienze, quindi gente anche leggermente più matura, che ci permette di affrontare in un modo diverso, quello che può essere il mercato. Il mercato oggi è sempre più difficile. Ci si sta orientando fortemente sull'area digital e noi su quest'area effettivamente abbiamo potenziato con l'inizio dell'anno ulteriormente il reparto. Il mercato sta chiedendo molto anche a livello di relazioni pubbliche, quindi di tutta la parte public relations, events, eccetera, e anche qui abbiamo aumentato lo staff. Sull'advertising vediamo effettivamente un po' di più di calma. Penso che semplicemente sta cambiando il modo di comunicare. Oggi come oggi il mercato vuole più utilizzare nuovi strumenti, essere strumenti che devono essere anche misurabili, soprattutto in funzione degli investimenti, devono essere performanti, e quindi come agenzia integrata non siamo più partiti da dire bene, gli facciamo l'advertising, poi gli facciamo il digital e le PR, ma siamo partiti più, guardiamo un attimo cos'è che si può fare con il tipo di investimento che ci sottopongono, ma soprattutto con gli obiettivi che vogliono raggiungere. Ecco, questo qua per noi è la flessibilità, che vuol dire cambiare proprio il modo di approcciare ogni sfida con ogni cliente. Significa anche coraggio comunque, perché insomma ci state scommettendo non poco. Sì, effettivamente ci stiamo scommettendo non poco. Nell'ultimo incontro avevo detto che invece di usare i Kleenex forse era ora che tutti ci rimboccavamo le maniche. Ecco, abbiamo fatto questo, abbiamo ricostituito la società e sostanzialmente anche quello che può essere il consiglio d'amministrazione, ci siamo guardati bene negli occhi, abbiamo detto bene, sfidiamo un attimo questo momento triste. Abbiamo aumentato, cosa assurda in rapporto al mercato, in questo momento anche lo staff, quindi abbiamo aumentato il numero delle persone, mettendo tra l'altro figure anche giovani che hanno, come si può dire, portato anche loro qualche cosa, soprattutto una visione nuova, e siamo ripartiti con un nuovo payoff, siamo ripartiti con un pezzo di nuovo staff al nostro interno e qualche frutto si comincia a vedere effettivamente. Ci sono dei settori ricettivi più di altri? Ad esempio, insomma, voi avete una vocazione per lo sportswear, ma anche per lo sport, no? E so che siete, cioè, avete già acquisito un nuovo cliente, siete in via di definizione della nuova campagna. Perché, insomma, questo segmento, secondo voi, sente più le nuove necessità e la nuova voglia di comunicare per far breccia su un target che forse è più selettivo di altri? Sì, esattamente. Beh, noi siamo nati e tuttora abbiamo una posizione abbastanza leader insieme a qualche altra agenzia nel settore del turismo. Da qui siamo passati, attraversando quello che si può definire leisure, nel mondo dello sport. Abbiamo iniziato con Speedo, abbiamo iniziato con Björn Borg, con alcuni marchi nel settore dello sport. Dallo sport allo sportwear è stato un passo abbastanza facile. Qui nello sportwear abbiamo avuto delle esperienze anche pluriennali con grandi marchi dello sportwear, legati al mondo della vela, legati al mondo dello sci. Oggi come oggi siamo più sul mondo bike, con un
un cliente abbastanza affermato che è Northwave. Siamo presenti nel mondo degli sport invernali con due marchi, uno nel settore dello sci e l'altro nel settore dello snowboarding. Nello sportwear stiamo rientrando con un marchio che però strizza più l'occhio a quello che può essere lo sport montagna. Da poco siamo entrati con questo marchio che però guarda più l'aspetto tecnologico, che è Ion, che in fondo è una telecamera simile a, non diciamo il nome del concorrente, però tutti lo conoscono, è la classica telecamera piccola che viene collocata sul casco, sulla moto, sulla bicicletta, sul windsurf, diciamo la telecamera dello sport attivo. Quindi lanceremo in Italia questo prodotto, che al momento viene distribuito da un marchio bolzanino, a brevissimo, quindi nuovo mondo, eccetera. Nel mondo del turismo abbiamo acquisito da poco la Tunisia. Beh, ahimè, in questo momento il paese sta vivendo un periodo un po' di agitazione e riflessione nello stesso tempo, però diciamo che a parte Tunisi il resto del paese è affrontabile tranquillamente. La Tunisia tra l'altro è il primo paese del Maghreb per turismo italiano, quindi è molto interessante sotto questo profilo. Siamo alle porte della BIT, dove abbiamo vari appuntamenti con nuovi clienti, tra cui abbiamo fatto qualcosa recentemente per Singapore con degli chef stellati, proprio pochi giorni fa. Abbiamo appena fatto una bella operazione sul Brasile e continuiamo nel nostro mondo anche nel turismo. Ma a conti fatti, ecco, tutto questo perché sia un successo a fine anno, insomma, guardarla anche nel breve, no? Per così dirla, cosa deve succedere? Cioè, lo valuterete a livello quantitativo o a livello qualitativo? Allora, il quantitativo di aspetto economico ovviamente va considerato, perché come ogni azienda a un certo momento i conti devono tornare. A livello qualitativo direi che è l'attenzione maggiore che stiamo dando anche ai clienti che stanno entrando, al servizio che vogliamo fornire. Effettivamente in un mercato oggi abbastanza disorientato, dettato dalla crisi come questo, riteniamo che la qualità vince, la qualità, che non vuol dire qualità ad alto costo, può essere anche qualità a medio costo, lo sta insegnando molto nel mondo dell'alimentare molte realtà, ad esempio. Quindi la qualità non sempre ha dei costi elevati. La qualità però comporta un aspetto importantissimo, che è il risultato. Un rapporto di buona qualità normalmente dà anche dei buoni risultati o dà una buona efficacia. Ecco, questo è il nostro obiettivo sul 2013 e auspichiamo di arrivare nell'arco dell'anno a poter raccogliere ulteriori clienti che vogliano questa cosa.